di avere con noi l'onorevole Raffaele Fitto. È un onore e un privilegio perché lo abbiamo seguito in questi, in questi frangenti a livello nazionale, quello che ha fatto, quello che ha detto, come si è mosso e come si è comportato. La, Raffaele Fitto ha avuto un privilegio ha avuto l'orgoglio e la dignità di combattere i poteri forti, ha avuto la forza, la determinazione di dire a chi pretendeva di gestire in qualche modo, secondo un, uh, un, un processo paternalistico, di non mettere delle regole decise e ferre circa la conduzione di un movimento politico e circa la posizione da assumere, amici di Ortanova, nei confronti del governo nazionale. Raffaele Fitto ha avuto l'ardire, la forza e il coraggio di dire basta e di prendere una posizione contro queste situazioni che sicuramente non hanno fatto bene al popolo Ortese ma all'Italia intera. Tutto questo ci onora in questa campagna elettorale, ci onora perché ci, ci crea le condizioni per ristabilire un momento di verità e di dignità. Vogliamo che il nostro territorio finalmente sia degnamente rappresentato nell'ambito della Regione Puglia, una regione matrigna che ci ha abbandonato al nostro destino da decenni. Questo non è possibile! Dieci anni di governo Vendola non ci ha aiutato, non ci ha consentito di fare un passo in avanti, anzi, e l'onorevole Fitto lo dirà ci ha messo nelle condizioni di pagare un prezzo altissimo nei confronti di questa crisi economica che ha flagellato l'economia delle nostre famiglie. Caro Raffaele. Ortanova vuole sentire da te quello che è accaduto e ciò che sta accadendo. Vuole avere la coscienza di poter andare il 31 di maggio a votare con una scelta ben precisa. Dobbiamo dare uno strappo totale, finale a questo predominio che, che ci ha portati a non poter contare su nessuno. Basta con i voti di rapina, basta con i soggetti politici che vengono in questi nostri territori a prendere i voti e poi sparire dalla circolazione. Noi siamo qui per dirvi che avete un'opportunità, o la cogliete ora oppure sarà ancora, ancora così come è stato finora. Un momento di dormitorio e di paura per le nostre famiglie e per il nostro paese. E con questi sentimenti, amici di Ortanova, che io vi invito a votare il 31 maggio. Dovete superare la rabbia, dovete superare la disaffezione, la sfiducia. Dovete avere l'orgoglio di poter in questa circostanza dare un colpo di bastone e portare i vostri rappresentanti alla Regione Puglia. Viva Ortanova! Prego Raffaele. Grazie Peppino, grazie a tutti quanti voi. A me fa molto piacere essere questa sera qui, in questa piazza, a spiegare le nostre ragioni, ma soprattutto a esprimere una parola di sostegno e di ringraziamento a Peppino Moscarella che ha accettato l'invito ad essere presente in lista e a portare avanti lo sforzo e l'impegno che noi vogliamo rappresentare in questa campagna elettorale. Sono due i grandi temi sui quali voglio soffermarmi il primo è quello collegato alle ragioni per le quali noi dobbiamo chiedere agli elettori un profondo cambiamento in, questa, in queste elezioni regionali, un profondo cambiamento dopo dieci anni di governo di sinistra e dobbiamo farlo non rappresentando le nostre opinioni, dobbiamo farlo raccontando i fatti raccontando quello che è accaduto in questi dieci anni in Puglia di governo di sinistra e facendo una premessa, in questi giorni la mattina il candidato della sinistra Emiliano insieme a Vendola ci raccontano quanto sono stati bravi. Il pomeriggio Emiliano prova a prendere le distanze da Vendola. La premessa è che noi vogliamo ricordare che questi dieci anni di governo di sinistra a guida Vendola hanno visto in Emiliano, candidato oggi della sinistra, il segretario del principale partito che ha sostenuto questa azione di governo. Lo voglio ricordare perché... Quello che è accaduto in questi dieci anni deve essere patrimonio comune e ognuno di voi deve ricordarlo prima di andare a votare e deve capire che in base a ciò che è accaduto deve trovare le motivazioni per andare a votare. Vogliamo parlare della sanità, delle tante promesse o meglio delle tante sciocchezze che hanno raccontato per dieci anni sulla riorganizzazione della sanità in Puglia, sull'abbattimento delle liste d'attesa, sull'abolizione del ticket. Ebbene, noi ci troviamo dopo dieci anni in una situazione di caos totale nel quale a partire dalla sanità, a partire dalle liste d'attesa per alcuni esami o visite specialistiche c'è un tempo d'attesa che va anche oltre i 24 mesi e ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale in tutto il processo di riorganizzazione del sistema sanitario di questa regione tutte le promesse che erano state fatte sono state puntualmente abbandonate. Lo voglio dire perché la sanità ha due caratteristiche. È il bene primario della salute del cittadino nel rapporto con le istituzioni. Ma è anche una seconda grande questione. Se è vero, come è vero, che la sanità in Puglia occupa l'84% del bilancio di questa regione. E voglio fare questa considerazione perché, per coprire il deficit della sanità in questi anni, ognuno dei cittadini che va a votare deve sapere che in Puglia la regione, la sinistra, ha aumentato l'irpef, ogni cittadino pugliese paga l'irpef superiore a quello dei cittadini delle altre regioni d'Italia. Ogni impresa pugliese paga l'irap superiore perché la regione ha aumentato l'irap. Il gas metano è stato aumentato. La tassa sui rifiuti, sulla raccolta dei rifiuti, le accise sulla benzina. Sapete quant'è il costo complessivo delle tasse di competenza regionale? Oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro. La Regione Puglia, il governo di sinistra, il governo di Vendola, sostenuto da Emiliano, ha messo le mani nelle tasche dei cittadini per oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro. Per fare cosa? Per affrontare lo sviluppo e la crescita di questa Regione. Nei giorni scorsi sono stati comunicati i dati. Istat sulla disoccupazione. La Puglia è una delle regioni che ha il più alto tasso di disoccupazione, oltre il 21%, e la Puglia è una regione nella quale sei giovani su dieci sono in cerca di occupazione. Sono questi i risultati di questi dieci anni di governo. E lo voglio dire ricordando un altro aspetto che riguarda e che concerne uno dei settori fondamentali di questo territorio. Parlo dell'agricoltura. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha drasticamente osservato e bocciato il piano di sviluppo rurale, cioè le risorse che potevano essere e dovevano essere destinate all'agricoltura in questo territorio. Lo ha fatto non dando la possibilità di spendere risorse perché la Regione Puglia ha sbagliato tutti gli aspetti collegati alla programmazione in campo agricolo. Lo voglio dire nel momento nel quale lo scorso anno, durante le elezioni europee, Renzi e il suo governo promettevano e davano gli 80 euro in busta paga ai pubblici dipendenti senza dire... Come avrebbero coperto quella spesa? Lo abbiamo scoperto dopo, quando hanno istituito un altro regalo che è quello dell'Imo Agricola, che rimane un'altra delle ennesime tasse che mette in ginocchio uno dei settori fondamentali del nostro, della nostra regione. Sono questi i dieci anni di governo della sinistra e sono queste alcune delle ragioni per le quali noi chiediamo un voto di cambiamento. Noi chiediamo un voto. Che possa essere un voto di protesta, sì, ma non, non andando a votare. Non andare a votare è il modo peggiore per protestare. CF Informatica vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e LinkedIn. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica e Centro Installazione e Impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica è in Via Lanza ad Ortanuova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze perché vuol dire confermare e consolidare questo stato di cose. Noi dobbiamo chiedere una partecipazione al voto, perché il 31 di maggio bisognerà prendere quella matita, entrare in quella cabina e votare con forza e decisione per cambiare lo stato di cose che ci sono in questa regione, per mandare a casa un governo di sinistra che non per nostra opinione, ma per i fatti che ho appena citato, ha messo in campo un'azione di governo scellerata. E dobbiamo farlo costruendo con forza, con orgoglio, con dignità e con coraggio una proposta politica alternativa. Noi abbiamo provato in tutti i modi a tenere unito il centrodestra, abbiamo provato in tutti i modi ad evitare che ci potessero essere delle decisioni che dividessero il centrodestra e noi siamo in questa campagna elettorale impegnati con l'orgoglio e la forza delle nostre idee perché vogliamo costruire un centrodestra moderno all'interno del quale ci siano contenuti e regole precise, all'interno del quale non ci sia chi dalla mattina alla sera possa decidere chi deve stare in lista o chi no e penalizzare o punire coloro i quali hanno un'idea, la difendono e la sostengono, coloro i quali chiedono che sia il consenso a regolare la prospettiva all'interno di una coalizione. Ebbene noi chiediamo questo, noi chiediamo che all'interno del centrodestra ci possa essere un voto di cambiamento, un voto che prenda atto di quello che è accaduto. Io non ho nulla di personale contro Berlusconi, il quale continua ogni giorno in televisione e sui giornali come un disco rotto a ripetere offese ed insulti nei miei confronti. Io non ho da replicare a queste offese e a questi insulti, a me la rissa non interessa, a me interessa prendere atto di un fatto, che un ciclo politico si è concluso e noi dobbiamo avere il coraggio di mettere in piedi un altro che possa guardare alla prospettiva, che possa guardare realmente ad una fase nuova di cui abbiamo profondamente bisogno. E lo dico perché è evidente che in questa campagna elettorale c'è in atto un tentativo di confusione. Noi chiediamo un voto vero per il centrodestra, per l'unico candidato che rappresenta il centrodestra, per Francesco Schittulli, anche perché pochi giorni prima della presentazione delle liste tutti erano a sostegno di Schittulli. Poi irresponsabilmente si è deciso di dividere il centrodestra. Lo dico per un motivo molto chiaro. I cittadini devono sapere chi votano, devono sapere che chi si è candidato per dividere il centrodestra, Adriana Poli Bortone. Riflettete su un fatto, negli ultimi cinque anni in ogni campagna elettorale ha cambiato o partito o coalizione e si è candidata con l'intento di dividere e di distruggere. Noi abbiamo bisogno di voltare pagine, abbiamo bisogno di un centrodestra che creda veramente nei valori e negli obiettivi ai quali noi vogliamo fare riferimento e lo dico anche... Richiamando una scelta che abbiamo messo in campo nei giorni scorsi, quella di aderire all'esperienza dei conservatori e riformisti a livello europeo, per consolidare una posizione che possa anche con forza criticare quelle che sono le scelte che a livello europeo sono state messe in campo, scelte che rischiano di mettere in ginocchio l'economia del nostro Paese, scelte che hanno il bisogno di essere contrastate mettendo in campo un progetto alternativo che possa veramente dare quella prospettiva di crescita e di sviluppo sulla quale noi vogliamo impegnarci. E vorrei anche in ultimo chiedere un consenso forte per Francesco Schittulli e per la nostra lista. Vedete, a fine aprile questa lista non esisteva, avevamo due soluzioni andare in tribunale per impugnare il simbolo di Forza Italia privo di qualsiasi legittimazione democratica e chiedere, appellandoci a un giudice, un giudizio che sospendesse l'uso di quel simbolo oppure, e me ne sono assunto la responsabilità con coraggio e con chiarezza, mettere in campo un simbolo, appellarci agli elettori e chiedere a voi un voto per iniziare un profondo cambiamento nella nostra regione e nel nostro Paese. Lo vogliamo fare con la schiena dritta. Lo vogliamo fare sapendo che anche chi oggi è in Forza Italia la pensa come noi ma non ha il coraggio di dirlo e noi invece abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno e di sostenere con forza le nostre ragioni, di spiegare che non è più pensabile di avere un centrodestra che guardi con lo specchietto retrovisore al passato. È una stagione conclusa. Abbiamo la necessità di costruire una prospettiva che possa realmente mettere in campo una classe dirigente che si possa confrontare sui temi e sulle questioni. E dire anche una cosa che se si voterà nel 2018 per le elezioni politiche, non è ipotizzabile aprire il giornale e chiedersi quale delle figlie possa essere la candidata. Il candidato del centrodestra dovrà essere scelto dagli elettori con le elezioni primarie nel 2017 e sarà lì che si stabilirà la nuova leadership del centrodestra a partire da questa regione come a partire a livello nazionale. E noi su questo vogliamo affrontare un ragionamento chiaro. Ecco perché noi vi chiediamo di guardare con attenzione a quella che è la situazione attuale nella nostra Regione. Vi chiediamo un voto di cambiamento, un voto che possa mandare a casa un governo di sinistra che ha lasciato la sanità allo sbando, che ha abbandonato l'agricoltura, che ha aumentato le tasse e che ha portato a record la disoccupazione nella nostra Regione. E vi chiediamo anche un voto che possa voltare pagina rispetto a un centrodestra che è così come è stato organizzato e superato, guardando al futuro. Noi non abbiamo paura di declinare la parola futuro. In questa campagna elettorale siamo in campo con la convinzione e la forza delle nostre idee. È una campagna elettorale difficile, però è una campagna elettorale caro Peppino esaltante, è una campagna elettorale nella quale noi mettiamo in gioco non solamente uno scontro e una contrapposizione, non solamente gli argomenti, ma noi a mani nude senza grandi mezzi, stiamo mettendo in campo la convinzione, la volontà di procedere verso una prospettiva di profondo cambiamento. Vi chiediamo il consenso per questo, vi chiediamo un atto di fiducia per questo, un voto a Francesco Schittulli come candidato presidente, perché è l'unico voto che può realmente cambiare le cose rispetto alla sinistra. Evitiamo di disperdere il voto verso altri candidati che hanno solamente la funzione di favorire la sinistra. E' un voto alla nostra lista, al nostro simbolo, alla lista oltre, per chi ha il coraggio di guardare oltre, di guardare avanti. È un voto convinto, lo voglio chiedere a tutti quanti voi, per un candidato che ha la possibilità, con la sua presenza e col suo consenso, non solamente di dare un contributo alla nostra lista, ma probabilmente di giocare una carta in funzione del vostro consenso per poter essere eletto in Consiglio regionale. L'amico Peppino Moscarella, vi richiamo a questo senso di appartenenza. Se lui avrà il consenso importante di partenza della vostra città, avrà ottime chance per poter essere eletto ed è per questo che io vi chiedo una forte mobilitazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tutti i sondaggi ci consegnano una larga fascia di elettori indecisi, di elettori che non sanno ancora se andare a votare e per chi andare a votare. Decideranno nelle prossime ore, tra giovedì e sabato. Ecco, noi vi chiediamo di andare a votare. Non ha senso protestare non andando a votare. Di andare a votare e di fare la scelta giusta, una scelta che non è. Una scelta, come tu giustamente hai ricordato, di un voto di rapina di chi viene oggi e poi sparisce. Noi vogliamo un voto che sia pugliese, un voto che possa dare forza a questo territorio, un voto che possa dare forza alla Capitanata e che possa dare forza a Ortanova, un voto che possa anche indicare come messaggio a un governo regionale. Che ha sbagliato strategia, che ha raggiunto quei risultati negativi ma che soprattutto ha dimenticato questo territorio. Abbiamo bisogno di rappresentanti che da questo territorio possano portare con forza le istanze e che possano difendere in Consiglio regionale quelli che sono i punti e le questioni che riguardano il vostro territorio. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ringrazio per la vostra fiducia, per quello che ritenete di fare nei confronti della nostra proposta politica e proseguo in questo lungo giro che mi sta portando in decine di comuni al giorno e voglio chiudere raccontandovi una sensazione che ho a fine serata, quando concludo i 15, 18, 20 comuni e quando fisicamente sarei esausto, ho però la motivazione, la consapevolezza che la nostra battaglia è una battaglia giusta, una battaglia ideale, una battaglia di grande prospettiva e questo ci dà la forza per poter continuare nei prossimi giorni e per poter guardare al 31 di maggio con grande ottimismo nella convinzione di poter veramente cambiare pagina in questa regione andando oltre i confini di questa regione nel nostro Paese. Grazie e in bocca al lupo a Peppino Moscarella.